Conspiracy, Take the Crow, Jack Sisbusta, Tubers! Here we are con Kim Bagni alla regia a sbustarci il Conspiracy 2, Take the Crow, cioè il nostro bel case, un po' più ciccione rispetto ai al solito. Luca, che dici? Come mai? Lo fanno così con Conspiracy, è il case a matriosca perché apri la prima scatola e c'è un'altra scatola da aprire. Ale, apri la seconda scatola e c'è ancora qualcos'altro da aprire. Una scatola. Esatto, un'altra scatola. Un bel box. Un box di Conspiracy. Take the crown. Prendi la corona. O se togliete una N, prendi il corvo. Ecco perché il case è più grande. Fatto diversamente il box. È vero. Rispetto all'anno scorso, abbiamo preparato qua il box. L'anno scorso, pardon, l'edizione precedente, che è di 2 anni fa. Il box era mezza casa, se la casa si alza già il tetto, qua c'è mezzo tetto. E Conspiracy 1 era questo, abbiamo parlato anche il playmat di Conspiracy 1, in attesa che arrivino quelli dedicati a Conspiracy number 2. E questo è il box, andiamo a vedercelo, non me lo sono ancora aperto, vediamocelo. Voilà, ma che bello, c'è anche qua tipo fat pack, la custodia del box. Si apre, è vero. Si apre e all'interno scopriamo delle cose interessanti. L'espansione solo ed esclusivamente in lingua inglese, questa Conspiracy, si può tirare via anche la colla. Tiriamo via la colla così viene tutto un po' più bello. Ale! Allora, questa la mettiamo qua e vai! Il nostro bel box, che però dentro è come struttura uguale a quello vecchio. È una finta. Esatto, è una finta. Però così è meglio, grazie Wizard, che non ci avete fatto ancora le cose con gli angoli smussati, che sono un casino da impilare. Benissimo. Sono 36 bustine, non ci andiamo a aprire tutte. Questa espansione, busta con stampo orizzontale, ogni tanto succede, raramente ma succede. E ce la gustiamo, espansione dedicata principalmente agli amanti del draft. Per vivere una grande esperienza di gioco in draft, Conspiracy è il top. The Monarch, partiamo con un token, questo, vero? Sì, è un token. E il resto della bustina, vediamocela. Abbiamo Garulos, Psychopunt, Illusionary Informant, Trumpet Blast, Abstravis, Plummet, Disincantare, carina. Sì. Carina. Wings of the Guard, Bronze Sable, cos'è, una lontra? Una lontra con... Assomiglia, sì. Sembra una lontra che ha mangiato un cagne. Unearth, Divinità, buonanotte al secchio, Divination, io il mio inglese ragazzi, oggi è spettacolo, Ascend, come sempre, Lawmage, Runned Servitor, Spectral Grasp, o Gasperini, l'allenatore dell'Atlanta, Sphinx of Magosi, carta rara della busta, mitica Conspiracy, mitica Conspiracy, si parte alla grande con Sovereign Realm. Com'è questa carta, Luca? Sicuramente quando la trovi nel draft ti scombussola tutto, ti permette di fare pazzie con quella. Sì, è una gran carta da draft. Sì. Quindi se fosse la nostra prima busta di draft sarebbe spettacolo. Veramente spettacolo. Bene. Tra l'altro abbiamo trovato doppia rara. Doppia, mitica e rara, sì, è vero. Quindi sì. Quando trovi la Conspiracy rara... Puoi trovare, esatto, c'è questa doppia cosa. Puoi trovare la rara e la mitica insieme, visto che c'è quella che si chiama la carta Conspiracy, scritto apposta sulla carta. Bene. Niente male, siamo partiti alla grande. Come abbiamo già visto nella prima busta, un po' un mix tra carte nuove e ristampe. Esatto, c'è un mix tra, come sottolinea Luca, un mix tra nuove carte per Conspiracy e ristampe molto interessanti un po' per tutti i formati. Ma continuiamo, vediamoci intanto le prime buste in modo tranquillo e poi andremo poi più velocemente. Color of Gales, Holy Barley, Garrel Singapant, Omen Speaker, Orchard Elemental, Reviving Dose, Wild Griffin, Unnerved, Divinization, guarda prima la busta, Twin Bolt, o Usain Bolt per chi segue le Olimpiadi, Fari Commander,
Vertigo Spow, Animal Expedition e la rara è Paria, come si dice? Pari o Faria? Paria, se ti paria, non ti paria. Incendiario Dissent, la carta Conspiracy della Busto. Ogni Busto notiamo che è una carta Conspiracy. Mi sa di sì. Esatto, la sensazione è quella che sono le carte dedicate al draft, che si possono giocare solo nel formato Conspiracy di base, giusto Luca? Esattamente. Bene. Attenzione, si continua! Un bel Goblin per partenza. Stormkirk Patrol, Mnemonic Wall, Fury Wall, God's Willing, Wings of the Guard, Evolving Wilds, Wilds, anche forse Wilds è più corretto. Messenger Ray, no, Giles, The Parasite Protesters, Fairbok, Boneflinger, tutore diabolico, il nostro De Luigi, De Luigi come si chiama di nome? Filippo, no? Fabio. Fabio De Luigi, mi viene in mente Filippo. Ovviamente la somiglianza. Esatto, Fabio De Luigi, questa è la carta, il tutore diabolico è Fabio De Luigi, guardatela perché è lui. Poi, Gruul War Chant, e Capital Punishment, Throne Warden, foil, carta foil della busta, e un bel Adriana Valor, come la chiamerebbe Rocky. Ci sta, che la carta di Adriana, che è la carta Conspiracy della busta. E continuiamo, quarta busta, adesso velocizziamo un attimo il passo, tanto poi il nostro buon Kim Magni, che in questo momento la regia, ce la presenterà, vedremo nel dettaglio le carte migliori di questa serie nella presentazione dedicata. Regicide, poi Fleeting Distraction, Tormenting Voice, Faster Gloom o Zio Faster Gloom a scelta, Gleam of Resistance, Strength in Numbers, Twin Bolt o Usain Bolt, Lieutenants of the Guard, Revenus, Leu Crocota, sempre più difficili, Exploit Golem, Rogue Passage, Spike It, Evangel Vampire, e una carta rara della busta, Charm Breaker, Devils and Carta Conspiracy, Assemb the Rank and Vile, un bel token construct. Bene, continuiamo. Che carta devo trovare? Quella carta, allora, di nuove c'è il Sanctum Prelate, che è una mitica bianca molto molto carina. Ok. Se no, se invece andiamo sulle ristampe, c'è Berserk, che okay, è stata una sorpresa di questa serie, okay, nessuno se l'aspettava. Che questa serie è very good, ragazzi. Sì, un sacco di sorprese. Allora, le carte common della busta, per poi passare alle uncommon con Burn Away, Explosive Vegetation e Mana Plasm. Attenzione! Carta rara, Hamburger Honing, Eared Ice, è la carta Conspiracy di questa busta. Ecco, questa rara che trovata è una carta emblematica della... no, la rara. Questa, la rara, pardon. È una carta emblematica perché, come posso dire, trasuda anche l'aspetto multiplayer della serie, perché non è solo sul draft, ma anche basato sul multiplayer. Esatto, esattamente. Serie molto molto interessante, grazie Wizard che ce l'hai regalata, Conspiracy, grande figata. Ho fatto anche la rima. E continuiamo, vediamoci le carte common, per poi arrivare alle uncommon con Fang of the Pack, Public Execution, Storm Chaser Chimera e attenzione, Fate's Reward, e la carta Conspiracy è Incendiary Descent. Là. Continuiamolo. Conspiracy, Take the Crown. Prenderemo la nostra corona, troveremo le nostre carte che stiamo cercando. C'è un bel Emissary Ploy, carta rara Conspiracy. Esattamente. Interessante. La mitica! Selvala, Heart of the Wilds. E un bel anche Coveted Peacock, Dismiss e l'altra carta uncomune, Custodi o Custodi Soul Caller. Com'è questa mitica? Bella, è la rappresentazione di una creatura leggendaria che abbiamo già visto anche nella prima Conspiracy. Oh, non è solo ritorno, ce ne sono anche altri. Bene. Oh, già due mitiche, niente male. Questo box mi piace, mi gusta molto. E attenzione, le common. Poi arrivano le uncommon con Spire Fantas, Bismircher, Flashbag, Marauder and attenzione, Burning Wish, la carta rara della busta. Burning Wish è carina come carta, sì, no? Sì, è un'ottima stampa. E Natural Unity, la carta Conspiracy della busta, ed è confermata. Avevamo qualche dubbio all'inizio, però è confermato che ogni busta contiene una carta Conspiracy. Molto bella questa cosa, molto bella.
i draft sicuramente vi offriranno una grande esperienza di gioco con questa espansione, con questa serie speciale. E le uncommon con Didri Designs, Ekran Hoplite, Coordinator Assault e la carta rara Dragon Lair Spider. E la carta Conspiracy, Summoner Bond o Summoner James Bond, a scelta, ovviamente, come sempre. La e vediamocela quest'altra busta di Conspiracy Take the Crow. Attenzione, le Uncommon Shipwreck Singer, Effa Guard on the Domesticated Hydra e carta rara Keeper of Keys, il mantenitore delle chiavi. Adriana Valor, la carta, quando la sbustate potete fare come Rocky nel Rocky 1, Rocky 2, i primi due Rocky, spettacolo, il buon Sylvester Stallone. E continuiamo, come sempre si parte con le tre uncommon, Piratic Hunter, Brush Strider, Guardian of the Gateless. Exotic Orcher, carina anche questa, no? Sì, carina, bella terra. Un Plummet Foil e carta Conspiracy, Ired Iced. Molto bene, molto bene. Sembra che la sensazione mia è che ci sia la Foil sia con una carta in più nella busta, no? O non è vero? In più? Non so, c'è una carta in, cioè la Foil al posto di una comune, sembra. Sì, sì, certo. Ecco, quello intendevo. Niente male, no? No. Al posto di una common trovo una mitica Foil, magari. Vabbè, ci potrebbe stare. Sì, siamo lì come valore. Benissimo, benissimo, andiamo avanti. Guardiamoci sempre velocemente le common, se no ci mettiamo 2000 anni a sbustare. Explosives Vegetation, Uncommon, Mausoleum, Turnkey, The Cyber Exarch, le Uncommon, and Sangro Mancer o Sangria Mancer, la carta rara della busta, carta nera, e carta Conspiracy, Natural Unity. Poi magari vedremo anche le carte migliori. Le carte Conspiracy migliori di questa sera le guarderemo insieme nella presentazione. Faremo un pezzo dedicato solo a quelle, così almeno imparate già prima, quando drafterete, le carte più belle da trovare. Merfolk Sky Scout, Infest and Carnage Gladiator, la carta rara Regal Behemoth e la carta Conspiracy Old Perimeter. Rara anch'essa. Rara anch'essa, bravo Luca. Io ho letto solo il nome e non ho guardato la rarità. Molto male qua. Mi perdo le cose e non va bene. Per fortuna, buon Luca è sempre molto attento. Attenzione, Second Teams. Sempre velocemente le Common, che presentano comunque carte molto interessanti. Poi le Uncommon, Windborn Charge, Marquesas Decree, Coiling Oracle and Genzo è quello di Oli e Benji. Evoke Razor e attenzione, la carta Conspiracy Uncommon stavolta, Echoing Boon. Anche Grenzo, un altro ritorno. Anche Grenzo, nostro amico Grenzo. Bene, ci piace questa Conspiracy, è veramente bella, veramente bella. Devo trovare una delle due carte che mi hai chiesto, o magari entrambi foil, sai, magari. La stessa busta. Sì, la stessa busta, spettacolo. Attenzione, una mitica normale e una mitica foil, sarebbe spettacolare, la busta dell'anno. Burnaway, Ghastly Prison, la prigione fantasma, Grenzo, un altro Grenzo, Ruffians, e la carta rara, Protector of the Crow, il protettore della corona. Assembled Rank and Vile, la carta Conspiracy Common di questa busta. In compenso abbiamo trovato la migliore Uncommon della serie. Sì. Sì, la Ghostly Prison. Bene, bene, fa piacere. Questo box ci piace, siamo ancora a metà, anzi quasi a metà. Bene. Sarà contento il nostro amico Tony, a cui non darò sicuramente questo tipo di box. Windborn Change, Merfolk Luthor, Irresistible Prey. Paliano Vanguard, la carta rara e un bel Incendiary Descent, la carta Conspiracy Uncommon della busta. Là, con due buste ancora per questa prima colonna e poi tocca la seconda. Andiamo a vedere cosa ci regala questa busta. Le Common, come sempre, le Uncommon, Melfort Sky Scout, Shimmering Grotto, carina questa terra, Naval Banneret e Desertion, carta rara, la Conspiracy della busta è Ired Iced. 18ª busta,
Hai notato, boss, che alcune carte hanno un contorno diverso? Sì, ho notato. Ho visto. Questo dettaglio poi lo scopriremo meglio nella presentazione. Lizard, una bella luce ortolozzo. Natural Unity, carta Conspiracy. Un bel... È lei, l'abbiamo trovata! La top card della serie. Assolutamente! Berserk Mitica! Questo lo voglio dedicare al nostro amico Tony, che ci viene a trovare tutte le settimane. E questa, Tony, mi sa che non la trovi del box. No, non è vero. Ti darò un box con quella carta foil, è tranquillo. Continuiamo con il Berserk Foil. Sarebbe. E adesso cosa? Qual è l'altra Luca del Santuario? Sanctum Prelate. Perfetto. La troviamo, abbiamo ancora un sacco di buste da aprire. Non c'è problema. E attenzione, siamo aperti la busta un po' al contrario. Un bel Conspiracy raro, Waked Advantage. Poi, Protector of the Crown, che abbiamo visto anche prima, le tre Uncommon, Knights of the Black Rose, Flash Bug, Marauder and Bessmirch. Yes! E c'è sempre lui. Come sempre, il Berserk. Sfortuna vuole che l'abbiamo trovato. Siamo stati proprio sfortunati. Box spettacolare questo! Spettacolare, veramente bello! Siamo solo a metà. Esatto, siamo solo a metà. Burnaway, Spectral Grass, Sulfurous Blast, carta rara, Forgotten Ancient, la carta Conspiracy è Adriana Valor. Come dirà Rocky in America? Adriana! Dirà così. No, ci sta. I film io non l'ho visti, quindi sì. Non lo so. No, non l'hai visto. Io la versione americana non l'ho ancora vista. Me la cercherò su YouTube. Mando la versione What's American Boy di Rocky Balboa. Malfork, Sky Scout, The Cyber Exarch and Animals of Predation, Keeper of Kiss, la carta rara Kiss è come Kiss quelli che cantano, però in realtà è Kiss, che vuol dire chiavi. Orche ormai straconosciamo, mi trovi un sacco. Certo che però se sbusti tipo dal draft tre buste hai tre carte conspirasi uguali, è buona come cosa oppure no? Non credo, no? Non lo so, credo di no, però dovrei ispezionarle bene. Ok, poi ci pensiamo, cosa può... intuizione interessante. Bene, Dismiss, Gruul, War Chant, Runner Servitor, and Spit the Slime, carta rara e Conspiracy, c'è un bel Incendiary Descent, che è comune. La continuiamos. Olè! Vediamoci sempre il nostro Uncommon, per poi andare sulle Uncommon con Effa Gerhond, Hollow Angel Spirit, Evangul, Vampire, attenzione c'è anche del foilame in fondo, una Androx Matrix, la carta di Matrix, Sinous, Vermin, la carta foil comune, però vabbè, pazienza, e Natural Unity. Era più bella se era mitica, ovviamente, magari un Berserk mitico foil, potrebbero metterlo un po' più spesso. Attenzione! Uncommon, Custodi Soulcaller, Vanaplasm, Fabio De Luigi, eccolo qua, ancora lui, il Diabolic Tutor Diabolico, bellissima, Follow the Footsteps and Ascend the Rank and Vile. Yes! È tempo di mitica perché tra poco troveremo la mitica, ve lo anticipo, potrebbe essere in questa busta, non si sa, lo scopriamo a breve. Vediamo se è tempo di mitica o dobbiamo attendere un'altra busta. Attenzione, c'è un bel Dread Sanctuary, Statuary, pardon. E c'è un Stand Double, raro. Emissary Exploit, carta Conspiracy, rara. Vedo, com'è questa carta? L'hai già addocchiata? Com'è? È molto particolare, perché ti permette di fare una scelta ogni volta che la giochi. Quindi, molto versatile. Molto versatile, interessante in draft, ovviamente. Chiaramente. Bene, e allora vediamoci le common, poi più velocemente le uncommon, che ormai cominciamo a conoscere, ed eccola qua, l'ho detto che stava arrivando, Leovold, Emissary of Trust, non è il santuario però, dai. Però questa, dopo il santuario, le mitiche nuove, questa è quella che volevo trovare. Ah, benissimo, e Adriana Veloros, benissimo, Leopoldo, Emissary of Trust, bene. Però ci sono ancora un sacco di buste, quindi... E manca ancora la rara barra mitica foil. È vero. Chissà che troviamo, perché teoricamente ogni box ne contiene una. Per questo che Luca che ha sottolineato questa cosa. E qua troviamo una bella Spirit of the Heart, con un grande leone, spettacolo, questa artwork è bellissima, veramente bellissima. E un bel Summoner's Bond che abbiamo già visto prima.
Yes, alla caccia della foil grossa. Siamo alla caccia di quella. Vediamo se sarà un santuario, foil, un berserk foil. Vediamo. Ci sbustiamo e guardiamo. Uncommon, double common, è un bel Ghoul, Drat, Spectre, vedo foil, c'è Adriana, Captain of the Guard, eccola qua, la rara foil, l'abbiamo chiamata, è arrivata, è la più bella mitica, però va bene, ci accontentiamo, dopo tutto quello che abbiamo sbustato non è male, è un bel altro Iron Dice, 200 abbiamo trovati, spettacolare, bellissima, una Adriana, Captain of the Guard, foil. E però secondo me avanzando ancora tipo 8 buste, se non fate i conti velocemente male, un'altra mitica potrebbe saltare fuori. Potrebbe, ma anche non potrebbe, però noi ci crediamo e vediamo che troviamo. Abbiamo trovato un Covenant of Minds and Incendiary Descent, carta conspiracy comune. Yes! Si continua con questo conspiracy Take the Crown unboxing. Allora, le comuni, le Uncommon e attenzione, un bel Inquisitor of Kozilek. Kozilek, interessante. La migliore rara ristampata. Benissimo, direi che non potevo proprio, proprio tutto the best of. Abbiamo trovato Foil Hail of Arrows e Natural Unity, la carta Conspiracy. Come si potrà notare, chiaramente le carte comuni Conspiracy si trovano più facilmente in doppia triple copy all'interno di un box, mentre le rare ovviamente sono un po' molto più difficili. Questo per chi andrà a fare i draft è una cosa da considerare, anche se magari con tre buste difficilmente troverete carte doppie. Abbiamo Ghostly Prison, abbiamo detto l'uncommon migliore della serie. Kami of the Crushed Moon, foil ancora, Battle Broker and All the Perimeter, la carta rara. Yes, 5 buste per una mitica, 5 buste per una mitica o per un santuario mitico? Sì, è mitica. Ok, quindi 5 buste per il santuario. Troviamo invece Hallowed Burial e un occhio veloce anche alle Uncommon per gli amanti delle statistiche. E molti di voi so che si segnano anche quante Uncommon troviamo, quante common ci sono, le rare. È bello fare anche le statistiche, cioè è un gioco matematico e giustamente la statistica va molto parte della matematica. Dopo la carta di Rocky Balboa c'è un bel Custode Lich, che è la carta rara della busta, e le tre carte Uncommon, busta Tranky Funky. E la Serum Vision, un'altra Uncommon molto bella. Sì. Sì, era bene, molto questa richiesta. Tranky Funky per questo, cioè, spettacolo. Bene. Tre buste ancora, le ultime tre buste. Attenzione, c'è un bel Selvala Stampede, rara, e Incendiary Descent, Conspiracy Common. Le ultime due buste troviamo Shakira che pubblicizza Kaladesh e c'è vediamo anche questa Uncommon, un po' di suspense o suspense. Volatile Chimera, carta rara, e Natural Unity che abbiamo già visto più di una volta, carta common. L'ultima busta, vedremo. Potrebbe mancare una mitica ancora, non lo so, vediamo, ce la gustiamo, ce la pian piano. Le common sempre, uncommon, attenzione, Into the Void, Overrun, e attenzione, Kaya, Ghost Assassin, mitica, siamo partiti con una mitica, chiudiamo con una mitica, spettacolo, è bella, no? Sì, è uno dei nuovi due Planeswalker della serie, spettacolo, quindi ragazzi non possiamo assolutamente lamentarci. Kaya Ghost Assassin, che somiglia un po' ad Halle Berry, se prima c'era Shakira adesso c'è Halle Berry, e ciò in bomba fa niente ragazzi. Kaya Ghost Assassin, spettacolo, un box fantastico, bellissimo, stupendo, cioè, c'è anche sul poster, c'è anche sul poster, sì, vero, ecco dove l'avevo vista, eccola qua, ma che bella. Bene, Conspiracy Take the Crown, abbiamo sbustato Tubers, ce lo siamo visti, il box è andato molto molto bene, sono veramente contento, e che dire, ci vedremo poi la presentazione per gli amanti del Conspiracy, da King Magni alla regia, da Boss all'unboxing, è tutto, ci vediamo alla prossima, e ciao, goodbye!